Nel 2021 ci siamo un po', perlomeno anch'io, io mi sono rotta le palle degli schemi, tutti i giovani sono rotti le palle dei limiti. 42. Ho fatto delle cose orribili. Lo so. E potevo pensare di vivere senza di te. Tu mi hai ucciso. Mi è piaciuta molto l'idea che qui si sconfigga la morte rimanendo sempre giovani. Viviamo dagli anni 80 in poi in una società in cui praticamente abbiamo rinnegato la morte e abbracciato l'eterna giovinezza. Quindi vi sentite un po' anche di portare, oltre al grande intrattenimento, anche un messaggio molto in linea con i nostri tempi? Sì, penso che questo sia un film molto in linea con i nostri tempi, perché perlomeno per quanto riguarda me, il mio personaggio Mirta parla sia di cose profonde come anche di cose più semplici in una maniera molto spontanea e in maniera molto vera, senza troppi schemi e questo fa parte della modernità del 2021. Nel 2021 ci siamo un po', perlomeno anch'io, io mi sono rotta le palle degli schemi, tutti i giovani sono rotti le palle dei limiti. Insomma, questo film sconfigge ogni limite, è una vera e propria liberazione, quindi è molto attuale perché noi in questo momento, anche nel momento della pandemia, tutti stiamo aspettando questa liberazione. Spero che questo film sia anche un invito, una cosa che non ho mai detto, a giovani cineasti, appunto, a trascendere i limiti del possibile attraverso l'arte cinematografica e a sperimentare, a confondersi, diciamo, a giocare con i generi, con i linguaggi in modo più audace rispetto a quello che si è visto fino a poco tempo fa in Italia. Perfetto, grazie mille. Ciao. 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 Adesso i cattivi siamo noi. Dal 21 aprile, guardalo su tutte le piattaforme.